prodotti quest'anno sono il solaio compound, che da sempre e quindi già dal 2003 è stato presentato in fiera, e quindi riportiamo anche quest'anno con un ulteriore contributo dato da elementi di interposizione che vanno dalle tavelle autoportanti calpestabili in clinker nelle tonalità rosso arrotata oppure bianca smaltata, e alle volte o volterrane, che dir si voglia, ecco, come elementi di blocco solaio. E quindi parliamo di un travetto lamellare tralicciato, parliamo di un travetto che è stato testato presso l'Enea, al centro studi della Casaccia, per la sismica, ed è un travetto che viene utilizzato quindi integralmente nei solai di calpestio e di copertura, ed è molto utile come diaframma rigido, e questo perché il traliccio metallico inserito e incastrato in maniera definitiva con una connessione di tipo integrale con il cacciastruzzo, il legno, ha una sua ottimizzazione. E poi quest'anno presentiamo un prodotto che ritorna sulla tradizione della muratura, ed è una vera e propria muratura portante armata in mattoni, faccia vista, clinker anch'essi, che questa volta vengono utilizzati attraverso l'inserimento delle microarmature, che sono dei tondini in acciaio F5 di circa 12 cm di lunghezza, e che vengono inseriti in fori predeterminati. È una muratura molto tradizionale, però è anche molto innovativa, in quanto questa volta abbiamo un'armatura che va a legare tutta la struttura con dei calandri nodali, sia nelle zone d'angolo sia nelle zone di intersezione delle pareti verticali, e che è importante come funzione di collegamento, soprattutto una volta realizzato il solaio che collega col cordolo di calciastruzzo la struttura. Il pacchetto isolante è all'interno, quindi abbiamo un cappotto interno e non esterno, e questo un po' va controcorrente, perché noi ragioniamo su una struttura che viene utilizzata in Italia, quindi è un clima mediterraneo. Questa muratura è una muratura massiva, una muratura che ha uno sfasamento di oltre 14 ore, per cui questo muro in laterizio traspirante, e per questo traspirante anche dovuto al fatto che non ha bisogno di pacchetti esterni, quindi pacchetti che contengano la muratura, ha l'isolamento all'interno. Ecco lì che noi risolviamo con un prodotto in maniera tradizionale ma anche molto innovativa una parete, e quindi una soluzione molto italiana, molto italiana.